l'assalto inizia domani. Ce la faremo, ce la faremo. Ok, attiviamo la busta. Secondo me acchiappo subito il killer di faccia, per come sono io. Vai, rivela la busta. Ok. Che cazzo è? Ah, perché questa non era la mia. Cioè, era la non era la sua, scusate. Aspetta. No. Ah, per studio, ok. Bloccati. E vabbè, avventuriamoci. A me non piace stare fermo. Tanto se dobbiamo, rimoriamo. Dopo mettiamo un po' di torce. Questo è libero, eh? Sì, è poco chiara. Secondo me tu puoi rivelare quella che hai messo tu, ma non puoi bruciarla. Puoi bruciare invece quella che hanno messo gli altri. E quindi se gli altri bruciano la tua, ti esce la lucetta addosso, cioè ti escono questi particellari, e quindi vuol dire che hai la ricompensa. Credo. Perché a volte. Dude. Perché a volte esce rivela, a volte brucia. Quindi credo che sia in base. Cioè, se è la tua non la puoi bruciare, non te la puoi autobruciare, ma la puoi rivelare agli altri. Eccolo, chi cazzo è? Il Nemesis, no? Pirlo Wesker, il cazzone, mi ha chiuso in un angolo di merda. Mi sono cagato letteralmente sotto. Ce la fai, dude? Agility! Grande agility, numero uno. Mi ha lasciato? Sì, ho deciso di lasciarmi, ok. GG. No, Albert Wesker mi va ancora in fronte, non lo sopporto proprio. 3 su un gen, 4 su un gen, ottimo. Ah, c'è anche Demon Pokémon. Demon Pokémon. Torna da me? No, è passato soltanto. A naso questa partita non la vinciamo. Così a naso. La prima con il Mandriano è stata facile. Mandriano molto basico. Tutto dipende dai Survivor. Stasera sono solo. Dopo forse arriva Gepard, non ne sono certo. Quindi tutto dipende dai random. Vediamo. Io dovrei sempre salvare Sage, ma io non sono uno che salva dagli uncini. Vabbè. Ce la farò mai sta missione, ce la farò. Vedremo. Ok. Fatemelo chiudere. Fatemelo chiudere. Nessuno inseguito? Possibile? Dov'è? Lontanissimo, cazzo. Oddio, posso anche provare ad andare a salvarlo, ma mi sa che c'è qualcuno più vicino di me. Ok, vado. Via, dude, via, via, via. Vuoi far curare? Ce l'hai cura di sé? No? Ti curo io? Ok. Liberatore, 2 di 6, perfetto. Guarda, mettiamoci su questo generatore. C'ha questo bel pallet vicino. Questo è un loop discreto. Non è bellissimo col pallet in punta. Non sono mai bellissimi. Vieni, vieni, Meg. Dove fa il save? Che cazzo fa fare rumore? Fa il save. Vabbè. Allora ce l'hai per vizio, dillo. Dillo, sì, io ce l'ho per vizio.
Vado a farmi il save, va. Almeno passiamo a 3 di 6. Ce la faccio. No, 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 mio, 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 mio. Ciao. Dammi 3 di 6, dammi 3 di 6. Cazzo. Grazie, 3 di 6. Dove sono? Qui? Nessuno su un generatore? Cazzo! C'avevi il pallet, ma perché non l'hai preso? Cazzo! Aia, sulla collina è rischiosa. Speriamo non veda i particellari. Ok, parto. Due su un gen. Ti faccio il save e siamo pace. Se vuoi ti ricuro. No, meglio di no. Ti devi fare il vaccino, ci sta. Vado a quel gen, va. Il naso, questa mi sa, come ho già detto che... Oddio, due gen. 4 di 6, ottimo. Andiamoci dentro. Due su un gen. Quello si sta vaccinando. Quarta dose instant. Questo viene dalle mie parti. Minchia, dove l'ha schiattato? Cazzo! Scusami, dude, ma... Forse l'abbiamo più confuso che altro, Però sta loopando bene, se la sta cavando. Sì, sì. Bravo. Non ci arriva, non ci arriva. Non ha funzionato. Ora cado anch'io. Petardo deve essere sotto ormai. Ma no, questo mi viene a... Qua c'è, cazzo, qua c'è il basement. No, basement no, non mi gusta. Ottimo. Se avesse calcolato bene poteva lanciarsi alla finestra e mi intercettava, ma non lo sapeva probabilmente. Ok, ho fatto una stronzata comunque. Potevo risparmiarmela, questa perdita di tempo. Uno su un gen, e Kyun. Quattro uncini, Diablo è di nuovo inseguito, dannellato male. Vabbè, ora viene di nuovo dalle mie parti, no? Nessuno inseguito. Ha perso Diablor. E Kyun resta su un gen, va a capire qual è. Diablo è stato ripreso. Nell'armadietto, bravo. Riesco a curarmi, dai, dai, dai. Lo metti sulla collina. Mi ha visto, certo che mi ha visto, che è scemo. Wow, minchia, terrorizzante. Io sono vecchio per queste cose. Dai, rompi il pallet. No? Va bene, ciao. Sempre quando fa lo slancio è come il Demogorgone. Il Demogorgone mi spaventa ancora su DBD. Ha mantenuto quell'alone un po' horror. Per fortuna è diventato un gioco così cazzone ormai. Anche per i petardi. E la flashlight, non ho capito tutto bene. Le tempistiche della flashlight adesso sono 2 secondi e mezzo. Cioè 2,5 da quando raccoglie. Quindi
Ok, lì c'è un'uscita. Quindi da quando il killer inizia a raccogliere la terra, devi contare 1, 2 e a 2 e mezzo, cioè 2, 1, 2, pack, a metà tra 2 e 3. Nessuno sta aprendo l'uscita. Spari la flashlight, dritto in faccia. Questo forse riesco a salvarlo, perché staranno aprendo l'altra uscita laggiù. Vediamo un po'. Lui si è trasparato all'altra uscita, quindi non mi conviene salvarla subito. Vediamo se funziona questa tecnica. Mi faccio anche il 5 su 6. Secondo me lui campera. No, è onesto? È un honest player? Non ho lasciato l'apertura dell'uscita. Vada. Apri, 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 apri. Non ce la facciamo. Forse ce la facciamo, ce la facciamo, ce la facciamo. Se lo uncina adesso. Non lo uncina, ce la facciamo. GG Cloderina. Vuoi che ti curo? No? Va bene. Il Demogorgone, se non mi sbaglio, è anche silenzioso per un pochino. Sì. Sì, molto bello quando esce sui portali. Qualcuno inseguito, no? Tutto a posto. I Kyun si deve curare. Quell'altro è uscito. Dimmi un Pokémon, è uscito. Carini qui i festoni dell'evento lunare. Andiamo, ce ne va. Inutile. No, no, che te becchiamo a fare? Abbiamo giocato una partita abbastanza lineare, fair, diciamo. Ok, 5 su 6 portati a casa, eh. Ottimo. Tre, dai.